Maria Stuarda è un capolavoro del bel canto italiano in un periodo che sono gli anni 30 dell'Ottocento, che è un periodo meraviglioso, assolutamente meraviglioso, perché grandi compositori come Rossini e Bellini insieme a Donizetti danno il senso di quello che accadrà poi molto presto con Verdi. Per un direttore d'orchestra è bellissimo trovare in questi compositori già quella grande passione che sarà poi di Giuseppe Verdi. Quello che io spero di portare nella lettura di questo capolavoro è soprattutto il confronto fra due grandi personalità, che sono due personalità femminili e che appartengono in qualche modo ad un immaginario collettivo, perché rappresentano in fondo due anime di una stessa grande sensibilità. Donizetti riesce con il ritratto di Maria e il ritratto di Elisabetta a darci un affresco di personalità femminili così diverse e per questo tanto moderne. Io spero di poter nella lettura che avremo nel nostro teatro qui a Bratislava dare un senso di quello che la musica già può descrivere psicologicamente anche in una partitura di bel canto. Io credo che proprio perché le opere del bel canto italiano parlano soprattutto di sensibilità al femminile, sono soprattutto per questo sono contemporanee. Le donne in questo momento vivono finalmente un momento straordinario della loro storia e in fondo le eroine del bel canto italiano sono già un po' delle figure moderne per tutto quello che rappresentano. Per cui io credo che avranno un grande futuro, non solo un grande presente, perché in qualche modo possono descrivere, anche in un contesto storico come quello di Maria Stuarda, quello che sono le problematiche e le sensibilità delle donne moderne.